è proprio la depressione della terra, quando il terreno infertile comincia crolla. A crollare, a cedere. E visto che comunque viviamo in questa frana continua, viviamo in questo crollo di deserti verticali, come direbbe Vittorio, perché è un altro progetto che Vittorio ha avviato a San Leucio del Sannio, a cui parteciperanno tante persone, ed è uno dei presidi, forse uno dei pochi qui in zona, che accoglierà tantissime persone di tutti gli ambiti, proprio per capire come bisogna fare per andare avanti in questo contesto. Cosa... aiutateci voi, noi che stiamo dentro non riusciamo a salvarci. A salvarci. C'è bisogno di una mano dall'esterno. Allora andiamo ad ascoltare Scuria.
fuori onda di quanto poi veramente siano importanti le feste di paese, come si intrecci veramente il sacro e il profano nelle feste di paese, che poi tra l'altro diventa il tema, proprio il leitmotiv, no, di questo tuo disco che sei venuto ovviamente ne parliamo a presentare in anteprima. Oggi ne parliamo un po' in anteprima. Quindi ogni brano dedicato a un santo patrono. Esatto. Allora parlaci, dimmi tutto quello che mi vuoi dire. Allora, nelle collaborazioni, tanto comunque già lo abbiamo detto, cioè già l'ho detto diverse volte, però ci sarà una banda di paese che ho coinvolto, che è la banda di San Pio di Pietrelcina, diretta da Antonio Dello Jacopo, e insieme abbiamo suonato, che ho suonato anch'io nella banda. In realtà io mi sono fatto 2-3 giorni di banda per entrare nel mood. Nel mood della banda. Anche perché purtroppo a Casalbore, quando sono nato io, la banda non c'era, nel senso, nel paese non c'era, venivano sempre o da Ginestra degli Schiavoni o da Pietrelcina. E quindi ho avuto sempre questa cosa di com'è suonare in banda, cioè sembra strano, io vengo da Casalbore e non ho mai suonato in banda, però in realtà volevo togliermi questa cosa e quindi ho colto anche... ho sfruttato questa cosa proprio per capire come vivere, diciamo, anche da interno proprio la festa, da musicista, insomma, da musicante, come direbbero loro. E quindi questi brani sono, abbiamo detto, ispirati a vari patroni. In realtà io mi sono ispirato al santo patrono di Casalbore, che è la Madonna della Neve, come anche di altri paesi. Ed è una festività, dicevamo prima nel fuori onda, anche molto sentita da tutti i casalboresi. Sì, da tutti i casalboresi, sì. E un'altra invece santa patrona è la Madonna della Macchia, che è la santa patrona di Buonalbergo. Anche il paesino vicino. Sì, vicino. Perché la cosa poi caratteristica di questi santi patroni è che oltre a intrecciarsi tra il sacro e il profano, c'è anche questa derivazione pagana. C'è questo questo rituale che ritorna, no? Che viene dal passato. E appunto si diceva che la Madonna della Macchia è stata ritrovata appunto in una macchia d'alberi. E c'era questa pastorella, in dialetto si dice mopa, nel senso muta, che non parlava, che all'immagine della Vergine è andata in paese e ha iniziato a parlare, a gridare, cioè ad annunciare la Vergine, insomma, la Madonna della Macchia. E adesso è presente nel santuario a Buonalbergo, sta lì la Madonna della Macchia. E c'è un brano che nel disco omaggerà anche questa santa patrona. E ci sono anche altri musicisti che hanno partecipato. Sì, in un brano ci sarà un coro gospel diretto da. L'avevo letto, vedi, l'avevo dimenticata questa cosa. Da Silvia Romano e Simply Gospel Choir. E questo perché cerchiamo sempre di creare un ponte tra la nostra cultura e altre culture. Io cerco di fare questo perché la contaminazione è quella che oggi, secondo me, ci salverà, perché abbiamo bisogno di contaminarci anche per creare nuove identità. Nel momento in cui l'identità viene a mancare, che cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di crearle, cerchiamo di prendere il vecchio, riportarlo nel nuovo, mescolarlo. Ed è anche un modo, secondo me, per salvare i paesi. Infatti il progetto Mimmo Lucano è stato abolito. Perché ovviamente quando si fa qualcosa di buono ci sono sempre persone dall'alto che ti impediscono di farlo. Quando c'è qualcosa di nuovo e di buono, poi deve sempre finire. Certo. Come tutte le cose belle. Esatto. E poi le cose brutte invece restano lì in fase latente. E questo disco, quindi, abbiamo detto che molto probabilmente uscirà verso la metà di giugno. Metà di giugno, stiamo ancora valutando la pubblicazione. E uscirà in formato digitale o anche sia digitale che fisico. E lo potrete trovare in tutte, diciamo, gli store a Benevento e anche, ovvio dire, su Amazon, Apple Music, Spotify, YouTube, eccetera eccetera, Deezer. Beh, tu poi naturalmente ci farai sapere, poi certo. Io sono felicissima di mandare un po' di tuoi brani. Grazie mille nel programma, perché insomma è una cosa che mi piace molto fare, perché bisogna dare voce principalmente veramente a chi si impegna in queste piccole comunità e si impegna, che nonostante tutto resiste, perché ci vuole tanto coraggio a restare più che ad andare via. Io l'ho sempre detto, perché a volte qualcuno, sai, mi ha chiesto: ma tu perché non hai fatto? Ma che non hai avuto la forza necessaria, il coraggio, non ce l'hai fatto?
posto. No, io forse credo di aver avuto molto più coraggio di arrestare. Quella in realtà è una sorta di, se mi posso permettere, di paura e di coraggio che si intrecciano, sì, nel momento in cui uno, anche di andare fuori, si sente spaesato. Perché ma io guarda, anche quando mi sono trasferito a Benevento, che voglio dire, sto qua. Certo. Però comunque ho sentito quello spaesamento, quindi io sono radicato lì. Siamo troppo... Non so se è una cosa positiva o negativa, forse positiva da un lato. Positiva sicuramente da un lato, perché poi gli affetti, certo, la famiglia, gli amici, credo che veramente nella vita di ognuno debbano avere il ruolo primario, sì, fondamentale. E poi tutto il resto, quando c'è questo che viene meno, per quanto si possano fare anche scelte diverse, ma secondo me manca proprio il bello, il, sì, più bello, sì, manca, sì, sì, il cuore, no? Il cuore della vita. Ma in realtà vita, appunto, non è, per fare un discorso, insomma, non è neanche il luogo fisico, è proprio, cioè, tu come sei in quella cultura, cioè in quella realtà, cioè come ci sei radicato. Anche a 200 km di distanza, cioè cosa fai per il tuo territorio? E quindi conservi, tramandi anche attraverso il dialetto. Il dialetto è una delle forme, diciamo, di linguaggio che va tramandato, è importante. Ma tramandato, e secondo me andrebbe, adesso vabbè, divaghiamo un po', ma andrebbe anche portato anche nelle scuole, lo sai? Sì. Io sì, penso, sì, che debba essere fondamentale questa cosa, inserire proprio nell'orario curricolare il dialetto come proprio conservazione delle proprie tradizioni. Non che si, ovviamente, si debba. Certo, se vado a fare un colloquio di lavoro non è che mi metto, sì, a parlare, sì, in dialetto. Anche se sarebbe bello. Sarebbe bello. Ah, però sì, dal dialetto estrarre, fare un lavoro di erudizione anche della propria cultura, delle proprie capire tradizioni, la provenienza. Io ti racconto questa cosa brevissima. Sono stato a San Giorgio la Molara con il mio amico Luca a fare un presidio che abbiamo chiamato alla stagione. Abbiamo, sì, fatto alla vernata e alla stagione. Purtroppo io non sono riuscita Tanto fammi sapere. Ne faremo altri. Ecco. Appena arrivato al centro del paese, io amo parlare con i contadini, anche scambiare due chiacchiere, anche soltanto dirgli buongiorno o buonasera. E lui mi ha detto, io ho detto vengo da Casalbore. Non serve che me lo dici, ho capito l'accento. Cioè, quindi questa cosa è per bellissima. Me è bellissima, una cosa che non sentivo da molto. È un segno di riconoscimento, esatto, una carta d'identità. Bravissima. Okay, sì. Anche a me, guarda, siamo molto simili da questo punto di vista. Mi piace trovare, perché qualche volta mi dico, ah, ma tu sei un po'. Sì, un po', diciamo, un po' agé, un po' retro. Invece, un po' retro. E invece, no, credo che il segreto sia proprio lì. Ettore, io sono felicissima di averti. Felice pure io. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa che non hai detto, che riguardo. In realtà, ascoltate.